Benvenuti a Cosa c'è da sapere, approfondimenti di attualità, cultura, economia, politica e società, cura delle redazioni di Economia News e OK Italia Parliamone. Affrontiamo oggi una delle principali novità in materia di lavoro, entrata in vigore a fine dicembre 2021 e di cui ancora ben poco si sa. Parliamo della comunicazione preventiva per le prestazioni occasionali. La legge di conversione del decreto fiscale ha introdotto quindi un nuovo obbligo di comunicazione preventiva in caso di impiego di lavoratori autonomi occasionali e questo decorre dal 21 dicembre 2021. È stato previsto dunque un obbligo di preventiva comunicazione da inviare all'ispettorato territoriale del lavoro competente mediante un messaggio dal telefonino, un SMS o tramite posta elettronica. Bisogna comunicare quindi l'avvio dell'attività dei lavoratori autonomi occasionali, così come già viene fatto per i rapporti di lavoro intermittente. Si è dovuta però aspettare una nota arrivata soltanto l'11 gennaio per avere le prime indicazioni su come assolvere a questo obbligo di comunicazione, che ricordiamo riguarda tutti i rapporti di lavoro attivi alla data dell'11 gennaio 2022. Ma non solo, perché riguarda anche i rapporti che sono iniziati a decorrere dal 21 dicembre e già terminati. Per questi ultimi la comunicazione dovrà essere effettuata perentoriamente entro i 7 giorni di calendario successivi alla data di pubblicazione della nota, quindi entro e non oltre il 18 gennaio di questo anno. Per i contratti che invece sono iniziati prima del 21 dicembre 2021 e terminati entro il 31 dicembre, non bisogna fare alcun tipo di comunicazione. Per tutti i rapporti di lavoro invece occasionali avviati dopo l'11 gennaio, quindi dopo la pubblicazione, l'emanazione di questa nota, la comunicazione deve essere effettuata prima della prestazione del lavoratore autonomo occasionale. Questa comunicazione può essere fatta direttamente dal committente o anche dai professionisti abilitati a fare questo, inviando semplicemente un'email ad un indirizzo di posta elettronica, ricordiamo un indirizzo di posta elettronica ordinaria e non PEC, che viene messa a disposizione e dedicata da ogni ispettorato territoriale. Ricordo anche che questa email deve essere trasmessa, ma questo penso che sia forse anche superfluo ricordarlo, all'ispettorato del lavoro in ragione del luogo dove si svolge la prestazione occasionale. Questa email, alla quale non serve allegare alcun tipo di documento, deve riportare obbligatoriamente però delle informazioni che sono ovviamente il nome del committente del prestatore, il luogo dove si svolge l'attività, la descrizione dell'attività, quando inizia e quando finisce il rapporto e il relativo compenso pattuito. In assenza anche di una sola di queste informazioni, questa comunicazione verrà considerata come se è stata omessa del tutto. Le comunicazioni trasmesse possono essere comunque annullate, quindi se io decido in corso d'opera, prima di iniziare la prestazione, di non avvalermi più di quel lavoratore, posso tranquillamente annullare prima ovviamente che abbia inizio il rapporto di lavoro occasionale. Andiamo in conclusione però a toccare la nota dolente delle sanzioni. Bene, in caso di violazione delle procedure si applica la sanzione amministrativa che va da 500 euro a 2.500 euro per ogni lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o anche soltanto ritardata la comunicazione. Stesso discorso vale anche nel caso in cui il rapporto di lavoro vada oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuare una nuova comunicazione. Bene, allora non possiamo che andare a dare un consiglio a tutti, fate molto attenzione a questo passaggio, vi ringraziamo per l'attenzione e per maggiori approfondimenti come sempre potete trovare tutte le notizie al riguardo sul nostro quotidiano economico Economia News. Grazie per l'attenzione.